Oh, ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale. Finalmente siamo tornati a registrare dopo circa 15 giorni perché la mia camera Sony ZV-1 è andata in riparazione, ha avuto un guasto allo schermo, al display, è ancora in riparazione. Siccome non ho avuto notizie per 7-8 giorni e mi hanno dichiarato che ci volevano 25 giorni lavorativi, quindi considerando un mese senza portarvi video qui sul canale è veramente difficile, anche perché ho un obiettivo, l'ho fissato e quindi devo riuscire a fare un tot di video al mese. Bene, 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 quindi partiamo subito alla grandissima. Infatti voglio partire con questi pacchi. Quale apriamo? Questo. In realtà sono tutti collegati, quindi forse partirei da questo. Quindi mettiamo da parte un attimo e andiamo ad aprire quest'altro. Allora, Ikea, lampadina. Quindi qualcosa vi fa capire che ci sarà una lampada in questo unboxing. Dovete sapere che io ho qualche problema con le lampade perché mi piacciono veramente un sacco. Secondo me danno un tocco di design all'ambiente. Quindi, se riesco ad aprirla, ok, si andava aperta al contrario, questa lampada gigantesca, veramente veramente bella, con questo filamento all'interno. È tutta ricoperta da questo vetro scuro, non è trasparente. Farà un bellissimo effetto, però mettiamola un secondo da parte e andiamo ad aprire l'altro pacco di Ikea. Pesa un sacco, ma quando avrò aperto capirete il perché. Quindi andiamo ad aprire il sigillo. Ok, e qui all'interno, oltre alle scatole e manuali di istruzioni, che come al solito non ci servono, c'è un cavo, sì, di corrente con l'alimentatore e all'interno questo fantastico appoggio appunto per la lampada. È un piedistallo, sotto è tutto gommato, quindi non rischiamo di rovinare nessuna superficie, però andiamo a montarci subito la lampadina. Adesso la metto un secondo da parte e ok, la lampada è montata, ho dovuto far fare un po' di giri al cavo per far sì che non si vedesse, perché come sapete sono fissato con queste cose, con i minimi dettagli, ma direi che l'effetto è veramente veramente figo. Ve la faccio vedere da più vicino con questo filamento della lampadina che gira all'interno e il basamento nero di marmo vero. È veramente veramente figo. Ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo ad aprire l'altro pacchetto che, come potete ben vedere, avevo già aperto. All'interno c'è quella che sostituisce di fatto la mia Sony ZV-1 in questo periodo, o definitivamente, devo ancora capire, e è questa Canon M50 che io ho deciso di prendere in versione bianca perché mi piaceva molto di più, con il suo obiettivo che c'è all'interno, un 15-45 mm. Veramente figa, l'ho preferita al colore classico nero perché ho avuto comunque la Sony nera, comunque non mi diceva niente di che, mentre bianco è veramente spettacolare con questo effetto di finta pelle grigio. Secondo me fa veramente la sua figura. Poi con il microfono ho montato che ha dei dettagli rossi veramente figo, e anche la cinghia appunto che c'è nella confezione è anche questa nera con i dettagli rossi. Quindi tutto con gli stessi colori è
è una cosa che mi fa impazzire. Chiedo scusa innanzitutto per la qualità dei video, ho dovuto registrare appunto con il mio telefono Realme 7 Pro perché non avendo un'altra camera a disposizione non ho potuto fare di meglio, quindi mi scuso e mi riprometto che questa cosa non succederà più perché ci tengo a portarvi dei video di qualità come vi ho specificato in una storia su Instagram una settimana fa all'incirca, quindi se non mi seguite fatelo anche lì sia su Instagram che su Facebook, perché appunto certe informazioni e anteprime di video e foto metto tutto lì, quindi seguitemi tranquillamente e vedrete anche delle foto che sto realizzando perché mi sto buttando sul reparto fotografico appunto con la Canon che avete appena visto. Qui dietro invece vedete già montato l'altro gadget, più che gadget direi elemento fondamentale per la produttività, infatti è un braccio meccanico che ho fissato alla mia scrivania con un semplice morsetto che c'è in confezione. Ovviamente in confezione troverete anche tutte le viti, adattatori, gomme per non far appunto rovinare il vostro piano della scrivania. Vi lascio il link qui sotto in descrizione di questo prodotto, è comodissimo perché vi permette di orientare il vostro pannello. Il mio in questo caso è un 27 pollici, ma la casa produttrice appunto garantisce un pannello massimo di 32 pollici. Se invece volete andare oltre perché avete uno schermo più grande, dovete appunto puntare, ovviamente spendendo qualcosa di più, a un braccio ovviamente più grosso e più resistente. Comunque devo dire che è di buona fattura, come vi dicevo riesco a orientare il mio monitor in maniera abbastanza semplice, sia a destra che a sinistra che in altezza. Anche l'inclinazione avanti e indietro è veramente comodissimo perché non affatica la zona cervicale e neanche la schiena. Quindi se dovete fare delle giornate di editing oppure il vostro lavoro richiede giornate appunto seduto alla scrivania, è comodissimo perché praticamente vi azzera il dolore alla schiena. Se vi è piaciuto questo video vi ricordo di lasciare un like, condividere il video e ovviamente di iscrivervi e, cosa più importante, attivando la campanellina delle notifiche non vi perderete i prossimi video. Quindi fatelo, mi raccomando, così mi darete un grandissimo supporto per me e per il canale. Stiamo ancora cercando di crescere, quindi iscrivetevi appunto perché vorrei arrivare ai 100 iscritti il prima possibile e conto sul vostro aiuto. Sono contentissimo di avervi portato video appunto dopo 2 settimane. Non sembra in video, ma è così, mi siete mancati e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!